Cari bambini, bambine, ragazzi e ragazze missionarie, buon Natale! Ho pensato di fare questo video messaggio per condividere con voi la gioia di questo tempo natalizio, un tempo privilegiato per l'opera della Santa Infanzia, l'opera dell'infanzia missionaria. Immagino che abbiate preparato il presepe e spero che ne abbiate visitati alcuni nelle parrocchie, nelle piazze, nelle famiglie, oppure avete interpretato i personaggi. Chissà che vi venga il desiderio di essere un po' come qualcuno di essi, forse come i pastori che erano fuori la notte custodendo il gregge, vigilanti, svegli, in attesa, e dopo aver ascoltato il messaggio dell'angelo sono partiti per andare a trovare Gesù, il Figlio di Dio. Oppure volete somigliare un po' ai magi, sapienti, che hanno studiato tanto e con molta curiosità si sono messi in viaggio alla ricerca di questo bambino un po' speciale perché il Figlio di Dio che si è fatto piccolo piccolo. Forse qualcuno di voi vuole essere come San Giuseppe, lo sposo di Maria, il papà di Gesù, il papà adottivo che si è preso cura di lui, lo ha cresciuto, nutrito, curato nei primi anni della sua vita. Oppure qualche bambina vuole somigliare a Maria, la mamma di Gesù. Wow, che bello aver cresciuto e custodito, accompagnato il Figlio di Dio. Forse chissà quanti personaggi del presepe vorreste imitare, interpretare, vivere. Vi auguro di mantenere nel cuore questa esperienza del presepe, questo desiderio di essere partecipi di questi avvenimenti che durano non solo nel tempo di Natale, ma ogni giorno della vita. Il segno di Dio è la semplicità. Il segno di Dio è il bambino. Il segno di Dio è che si fa lui stesso piccolo per noi. È questo il modo in cui Dio regna, non con potere o splendore. Diventa bambino e viene a noi come un bambino. Ci chiede di essere amato, ecco perché si fa bambino. Vi auguro di avere nel cuore il desiderio di incontrare Gesù e poi di farlo conoscere agli altri, di far conoscere la sua missione e diventarne parte. Dopo aver celebrato il Natale, adesso ci avviamo verso la festa dell'Epifania e molti di voi sono impegnati nelle varie attività di animazione e cooperazione missionaria. Seguendo l'esempio degli angeli che hanno annunciato la nascita di Gesù, della stella che conduce a Gesù o dei magi che portano i doni a Gesù e poi ne diventano testimoni. Siate testimoni del Vangelo, della gioia, della pace, dell'amicizia e della fraternità, come Gesù stesso ci ha insegnato. Vi invito a continuare ad annunciare la buona notizia ad ogni famiglia. Il Signore vi benedica e vi accompagni in questi giorni nelle vostre attività con cui collaborate e promuovete l'opera fondata da Monsignor Charles de Fort Benjenson, che aveva tanto a cuore i bambini che morivano, in particolare i bambini che morivano senza aver conosciuto Gesù. Oggi ancora purtroppo molti bambini muoiono in molti paesi del mondo. Come missionari, come discepoli di Gesù, abbiamo la responsabilità di pregare e agire affinché tutti possano vivere in modo dignitoso. Vi ringrazio per la vostra collaborazione, vi ringrazio per la vostra gioia, vi ringrazio per la vostra preghiera che arriva dritta al cuore di Dio. Buona festa dell'Epifania, buona festa missionaria.